di cui hanno chiesto appunto 63.000 diritti d'asilo, gli altri sono spariti, non sa, sono all'estero, una parte sicuramente consistente sarà all'estero, altri sono, circolano liberamente sul territorio. Non è soltanto chi richiede asilo, ma anche i clandestini che continuano ad essere presenti. Dietro, però. Seconda cosa, bisogna dare un dato. Uno per uno. Seconda cosa, bisogna dare un dato. Io continuo a sentire dire che Mare Nostrum salva vite. È una balla colossale. E ce lo dicono i numeri. Purtroppo, e noi lo diciamo con grande... No, purtroppo, da quando è iniziata Mare Nostrum, in quanto si sono incentivati i viaggi della morte in mezzo al Mediterraneo, perché Mare Nostrum non c'è, non c'è in Spagna, non c'è in Grecia, non c'è in Grecia, le partenze sono molto inferiori, purtroppo i morti sono stati di più rispetto a prima di Mare Nostrum. Dobbiamo dire la verità, Mare Nostrum Carlotta ha arricchito, cioè, ha arricchito gli scafisti e le cooperative che finanziano, partiti finanziano magari che qualche giornalista. L'ha già detto delle cooperative, l'abbiamo detto, è vero, c'è chi specula, è verissimo.